si devono a Luigi Ferdinando Casamurata i primi interventi sulla necessità di riformare anche il suono dell'organo. Egli, infatti, nel 1844, sulla Gazzetta Musicale di Milano, scrisse un articolo dal retto modo di suonare l'organo durante le sacre funzioni, denunciando la superficialità degli organisti esecutori di motivi operistici e di ballabili. Deprecava altresì la mancanza di scuole speciali d'organo presso i conservatori italiani. Ed era vero, poiché le classi d'organo furono istituite nei nostri istituti secondo il seguente elenco. Questa era la situazione scolastica per quanto riguarda l'insegnamento dell'organo. Si capisce allora quale poteva essere la cultura degli organisti. Il problema della riforma della musica sacra e dell'organo si mosse concretamente quando si incominciò a parlarne nei convegni nazionali, cioè dopo il 1870. L'esigenza di un cambiamento nella costruzione degli organi però scaturiva da una necessità culturale manifestata da vari artisti e studiosi, bramosi di conoscere direttamente un repertorio organistico sconosciuto in Italia ed ineseguibile per deficienze tecniche sui nostri organi. Ai nostrani strumenti si imputava maggiormente mancanza del doppio manuale, limitata estensione della pedaliera, magari ancora a leggio, e divisione dei registri in bassi e soprani. Si passò ben presto anche alla riforma della fonica, dalle trasmissioni e di ogni altra cosa, perché si diceva che l'organo tradizionale mancava di vera voce religiosa. Il critico Filippo Filippi definì Petrali il principe degli organisti italiani, il quale si distinse per il proprio slancio di improvvisatore. Egli era in grado di produrre estemporaneamente anche composizioni di largo respiro, non solamente dunque i versetti in alternatim come era richiesto dall'organista liturgico del periodo. Il suo stile proseguì quello avviato da padre Davide da Bergamo e le forme musicali inizialmente furono quelle vicine al teatro. Ma tra gli anni 70-80 dell'Ottocento sentì l'esigenza di rieducare la sua creatività verso uno stile più severo, lontano dall'influsso salottiero. Il vero padre della riforma dell'organo italiano fu Filippo Capocci, un interprete attento all'esecuzione della letteratura classica, Bach, Handel e Buxtehude, per esempio, ai quali accostava solitamente musiche di Guillemot, con cui inaugurò i primi esempi di organi riformati in Italia e ovviamente proprie composizioni, rigorose nella forma e nell'impostazione, sovente riecheggianti Mendelssohn. È soprattutto grazie alla successiva generazione di compositori che la composizione e la tecnica organistica vennero uniformate ai modelli esteri. Bottazzo, Ravanello, ma principalmente Marco Enrico Bossi, per quanto riguarda l'organo, Giovanni Tebaldini e Lorenzo Perosi per la musica corale. Gli scritti musicali di Pier Costantino Remondini, avvocato, musicologo ed erudito, riflettono i suoi principali interessi: musica sacra, arte organaria, critica e bibliografia musicale. Tra gli scritti di organaria vi sono quelli che costituiscono il manifesto della riforma dell'organo italiano, cioè
i tre articoli apparsi nel 1879 e poi riuniti nell'opuscolo Intorno agli organi. Il discorso sull'organo considerato come strumento liturgico e la relazione sulla riforma dell'organo italiano nel 1880. Da quel momento egli divenne un riferimento sicuro per organari e organisti interessati ai nuovi orientamenti costruttivi, come attestano i numerosi carteggi esistenti nel suo archivio. Negli anni precedenti la fondazione dell'Associazione Italiana di Santa Cecilia, Bonuzzi si era dedicato agli stessi ideali, ma soprattutto allo studio dell'organo e alla riforma dell'arte organaria in funzione liturgica, compiendo a tale scopo viaggi scientifici in Germania, Francia e Inghilterra. Insieme con l'avvocato Remondini di Genova, fu quindi un vero pioniere del rinnovamento dell'organo e animatore della riforma della musica sacra. Nel 1880 si tenne a Milano il primo congresso nazionale di musica sacra e nello stesso anno l'Istituto Musicale di Firenze bandiva un concorso per un lavoro sul tema, proposto da Casa Morata, l'arte organaria in Italia dalla fine del Medioevo fino ai dì nostri. Bonuzzi vi partecipò con il suo saggio di una storia dell'arte organaria in Italia nei tempi moderni. L'opera, sebbene modesta, ebbe il merito di rappresentare la prima monografia italiana dell'organo e di indicare, secondo il Moretti, l'esatto punto di partenza per il rinnovamento, anche se doveva ancora passare mezzo secolo prima che l'orientamento da lui proposto fosse convenientemente valorizzato. Agli studiosi moderni essa invece appare viziata nella prospettiva storica da una presa di posizione polemica nei confronti dell'organaria italiana tradizionale. Tuttavia resta indiscutibile il contributo di Bonuzzi in quegli anni a tener alto in Italia il prestigio dell'arte organaria con i suoi studi e la sua propaganda. Nel frattempo si era dedicato alla rinascita del canto liturgico, seguendo gli intenti della Melli e della scuola benedettina di Solesmo, per il restauro dell'antica tradizione del canto gregoriano. Giuseppe Terrabugio, terminati gli studi superiori e iscrittosi a giurisprudenza a Padova, lascia poco dopo l'università per seguire la sua vera passione, cioè la musica. Si trasferisce così a Ratisbona, dove frequenta la scuola di musica sacra più celebre al tempo ed in seguito, terminati gli studi, si reca a Milano dove appoggia la riforma ceciliana. Dalle colonne della rivista Musica Sacra appoggiò quelle innovazioni che, pur non cadendo nel rigorismo della scuola tedesca di Ratisbona, contrastavano con l'allora modo di scrivere e soprattutto di suonare l'organo. Padre Guerrino Amelli fu dal 1885 monaco a Monte Cassino, abate di Firenze del 1908, e poi con Don Jacopo Tomandini fondò a Milano la rivista Musica Sacra nel 1877. Nel 1880 contribuì in modo determinante alla nascita della Generale Associazione Italiana di Santa Cecilia. Polleri, organista, pianista, compositore, trascorse alcuni anni dal 1877 in America suonando ed insegnando. Nell'89 fu nominato organistica della Chiesa dell'Immacolata a Genova e nel 1908 divenne direttore dell'Istituto Musicale Niccolò Paganini, nel quale insegnò anche organo e canto.
L'installazione nella sua chiesa del nuovo ed emblematico organo dell'inglese Trice e la conoscenza di Remondini lo convinsero ad interessarsi attivamente alla riforma dell'organo e della musica sacra. In linea con gli ideali riformistici sono le sue non eccezionali composizioni, sia per organo che per canto. Dopo essersi dedicato alla musica profana e teatrale, incoraggiato da Guirino Amelli, iniziò a impegnarsi nel campo della musica sacra, diventando uno dei maggiori esponenti del movimento siciliano. Studiò al Conservatorio di Milano, dove fu allievo di Ponchielli. Si perfezionò poi però a Ratisbona. Diresse varie cappelle musicali importanti come la Marciana a Venezia, la Basilica del Santo a Padova e Basilica della Santa Casa di Loreto. È autore di importanti pubblicazioni come Il metodo di studio per l'organo moderno in collaborazione con Marco Enrico Bossi. È stato altresì critico di periodici Gazzetta Musicale di Milano, Musica Sacra e di altre importanti testate. Perosi dà vita al proprio stile compositivo e al proprio linguaggio musicale combinando diversi elementi, tra cui l'ispirazione gregoriana. Alla radice dell'arte liturgica e sacra di Perosi c'è il senso del popolare. Forse anche per questo egli rifugge dagli schemi classici. La musica sacra contemporanea deve molto all'influenza delle idee di Perosi. Egli non disprezzava la modernità presente nella musica colta contemporanea, ma esigeva che di essa sopravvissero nel canto liturgico solo gli accenti di bontà, gravità, serietà. Più in generale è stato un testimone ed interprete del suo tempo e tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento è stato come pochi tra i suoi contemporanei al centro di una irruente attività creativa.